L'anno 2000 introdusse sulla scena di altri paesi europei anche in Italia la giornata della memoria, perché ben ci introduce, ben ci spiega di cosa stiamo parlando questa sera. La Repubblica Italiana riconosce il giorno 27 gennaio, data dell'abbattimento dei cancelli di Auschwitz, giorno della memoria, al fine di ricordare la Shoah, le leggi razziali, la persecuzione italiana dei cittadini ebrei, gli italiani che hanno subito la deportazione, la prigionia, la morte, nonché coloro che, anche in campi e schieramenti diversi, si sono opposti al progetto di sterminio e a rischio della propria vita, hanno salvato altre vite e protetto i perseguitati. Ora, queste ultime parole in particolare incarnano puntualmente ciò che Calogero Marrone è stato, perché lui
A noi non è dato ben sapere quale fosse la sua parte, quale fosse la sua schiera. Prima dell'8 settembre, ma anche dopo l'8 settembre, non sappiamo bene quale fosse la sua ideologia, cosa pensasse, in cosa credesse. L'unica cosa di cui siamo certi è della storia che ce lo ricorda, ce lo insegna, e che non ha esitato a perdere tutto quello che aveva per salvare degli altri uomini, riconosciuti semplicemente come fratelli, né per un ideale politico, né per un ideale razziale, né per un ideale religioso. Ha visto degli uomini in difficoltà e ha sacrificato la propria vita per poter salvare centinaia di ebrei e antifascisti. Ora, diceva giustamente il professor Giannantoni, scriveva Giannantoni, nel titolo del suo libro su Calogero Marrone, un eroe dimenticato. Proprio dimenticato non è, in realtà lo Stato di Israele gli ha conferito l'onorificenza più alta, giusto fra le nazioni. La cosa un po' triste è che siamo stati noi a Varese, proprio i suoi concittadini acquisiti, ma sempre concittadini, effettivamente ad averlo dimenticato. Ma come Besozzesi siamo contenti a partire noi con questo spettacolo, che speriamo vi piaccia, speriamo ci insegni qualcosa, ci lasci un grande esempio e possa essere anche di spunto per un approfondimento nella conoscenza di questa persona, e speriamo che altre iniziative possano seguire. Giusto stamattina veniva inaugurata finalmente a Varese una via, una strada, a Calogero Marrone, vicino alla questura, se non sbaglio. Benissimo. Permettetemi qualche piccolo ringraziamento doveroso per capire come siamo arrivati noi nella nostra piccola Besozzo a mettere in scena questo bello spettacolo, perché è un bello spettacolo. Innanzitutto Paola Lotti e Giorgio Fandella, che ringrazio tantissimo perché è stato su un loro desiderio di 2 anni fa, quando si sono presentati hanno detto: noi vogliamo fare qualcosa per ricordare questo grande uomo. Quindi tutto è partito da voi e vi ringrazio davvero di cuore. Sicuramente so che tra voi ci sono diversi parenti di Calogero, scusate non vi conosco, ma conosco Loredana, e un altro grande ringraziamento a lei perché dall'inizio ci ha sostenuti, incoraggiati e aiutati nel portare avanti questo spettacolo. Un ringraziamento a Silvia Sartorio, che è stata la prima persona coinvolta per conto della compagnia Duse, ed ha accolto con entusiasmo l'invito dell'amministrazione comunale a portare avanti questo progetto di memoria e onore a Calogero Marrone. E un ringraziamento a tutta la compagnia Duse per il grande lavoro faticoso e lungo portato avanti in questi 2 anni. Sergio Moreno. Dovrebbe essere qui. Avete tutti i documenti? Sì, sì, signor Marrone, può controllare? Sono in ordine? Sì, sì. Tra poco sarà qui la signora Petroletti, sarà lei a farci passare dall'altra parte del Tresa. Vedete, di là c'è la Svizzera. Perfetto. Pare che abbia preso accordo con le guardie di frontiera. Ora riposiamoci qualche minuto, intanto che l'aspettiamo. Viene. Grazie, Salvatore. Signor Marrone. Sediamoci un attimo, se ci riposiamo qualche minuto. Guarda tua sorella, ma dato... Tappettino, ci sono i biscotti con le mandorle. Non saranno buoni come quelli che fa la mamma, ma insomma, i biscotti con le mandorle non se rifiutano mai. Grazie. C'è qualcosa che non va? Un po' tutto non va, padre. Salvatore, lo so, è difficile lasciare casa in questo modo, ma è l'unica soluzione. L'unica soluzione? Per cosa? Per non rischiare di morire sotto le bombe? Non ho paura di restare vicino alla mia famiglia, anche a rischio della vita. Le bombe sono l'ultimo dei problemi, i motivi sono altri, lo sai, ma il principale è che non voglio che ti arruolino nell'esercito di Salò. Mio figlio non deve combattere nell'esercito di un dittatore che non si rassegna alla sconfitta. Forse sarebbe meglio combattere per il Duce, restare vicino alla propria famiglia, piuttosto che scappare come dei vigliacchi. Se ne parla nemmeno, Salvatore, ne abbiamo già discusso anche troppo. Mussolini è un esaltato. Ci ha trascinato in una guerra disastrosa, alleate di un pazzo folle che si crede parte di una razza superiore. Tutto sarebbe meglio, tutto! Sanno che diventare la sua ultima possibilità di risorgere. Voi mi dite sempre che i nazisti sono dei folli. Ma se invece non fosse così? Se invece fossimo realmente parte di una razza superiore destinata a guidare il mondo? Guidare il mondo? Tante volte non posso credere che mio figlio mi parli in questo modo. Mi sa che ho fatto male a mandarti alla scuola pubblica. Tutti quei professori, servi del Duce, ti hanno fuso il cervello. No, non sono gli insegnanti che lo dicono, padre. I più grandi scienziati d'Italia lo hanno scritto. Avete letto il manifesto della razza? È firmato da Cipriani, professore di antropologia a Firenze, e da Donaggio,
presidente degli psichiatri italiani, nonché da molti altri luminari. La scienza moderna ha le prove che la nostra razza è biologicamente superiore. Forse la natura stessa a volere che noi guidiamo le razze inferiori è nel nostro destino. Scienziati, intendi forse i servi del regime? Non avete prove di questo? Già, non ho le prove, hai ragione. Salvatore, ti ricordi quando da bambino ti portavo al circo, Sì, certo che mi ricordo. E ti ricordi tutti quegli acrobati, quegli atleti che in equilibrio su un filo facevano girare anche 5-6 palline contemporaneamente, ti ricordi? Certo che mi ricordo, e fino a qualche anno fa volevo anche diventare uno di loro. Sai, infatti, e ti esercitavi con tutto quello che trovavi per casa, specialmente quei mandarini che la mamma andava a comprare al mercato. Quando tornavi da scuola, magari resiste per un brutto voto, correvi subito in cortile e ti mettevi a giocare con 2 o 3 mandarini finché non ti tornava il buon umore, Certo che mi ricordo, ma non capisco cosa c'entri con tutto il nostro discorso. Totò, c'entra, perché vedi, quegli acrobati, quegli atleti fanno parte di un popolo che gli scienziati del regime definiscono essere inferiori. Riesci a crederlo? Persone che hanno acceso i tuoi sogni da ragazzino vengono definite degli esseri inferiori. Se noi come popolo siamo così superiori, perché non riusciamo a fare le acrobazie come loro? Poi tu almeno 2 o 3 mandarini riesci anche a farle girare. Io già tanto, se riesco a passare la schiena per allacciarmi le scarpe senza fare cadere il cappello. È vero, e la mamma deve raccogliervelo quasi sempre. Già, infatti, sono proprio un grande atleta, guarda, un grande acrobata. Però ricordati sempre che non esistono razze inferiori, razze superiori. Chi lo propaganda, poi è stupido, poi è malafede. Dunque, secondo voi tutti gli esseri umani sono uguali? Uguale non mi piace come definizione, anche perché essere considerato uguale a uno scienziato che ti firma il manifesto della razza mi farebbe girare un po' le scatole. Io preferisco pensare che ogni essere umano sia infinito, fatto a immagine del nostro Signore. Vedi, noi abbiamo davanti infinite possibilità, infinite scelte, e ognuno di esse determina le persone che saremo. E secondo voi adesso stiamo facendo la scelta giusta? Io credo proprio di sì. Ben arrivati. Signor Marrone, buongiorno. Buongiorno. Questo è mio figlio Aldo. Piacere, Aldo. Buongiorno, io sono Calogero. Passare in Svizzera con noi. Ben arrivata, signora Petrolette. Noi l'aspettavamo con ansia. Sì, immagino. Ci siete tutti? Sì. Qualcuno ci ha ripensato? No, quello no. E i documenti? Sì, li abbiamo. Ottimo. Adesso ascoltatemi bene perché non ripeterò. Al di là del ponte ci sono le guardie di confine. Ho già parlato con loro e ci faranno passare senza chiederci nulla. Non rivolgete loro la parola per nessun motivo. Ci penserò io se ci sarà qualche problema. Un'altra cosa, rimanete uniti. Nessuno deve lasciare il gruppo. Bene, allora possiamo andare? Non ancora, la frontiera è chiusa. Dobbiamo aspettare che la riaprano. Ma quanto dovremmo aspettare? Spero non più di un'ora, ma può darsi che staremo qui tutta la mattina. Ma signore, ma non c'è un'altra soluzione? Il passaggio più vicino è a Kremienaga, ma il viaggio è lungo e potremmo incappare una pattuglia fascista o peggio, tedesca. Sì, ma se rimaniamo qui tutta la mattina rischiamo lo stesso di essere trovati dai tedeschi. Quelli pattugliano sempre il confine. Non ho fatto tutta questa strada per essere catturata a pochi metri dalla salvezza. Signora, non c'è un'altra soluzione. Ci sarebbe un'altra soluzione. Potremmo passare il Tresa a piedi, l'acqua è bassa in questo periodo, non dovremmo aver problemi. Io attraverso, chi vuole mi segua. Aspettate! L'acqua sarà pure bassa, ma è fredda come i giorni della merla. No, non è poi così fredda. Alzo là, chi siete? Ehi, calma, stavamo andando solo a fare un giro per i boschi. Palle, vi ho visto che attraversate il fiume, tornate subito indietro. Senti, puoi abbassare il fucile che così... Parliamo con calma? Io non abbasso nulla, sono una guardia di confine. Tornate subito indietro! Ma abbiamo parlato già con le altre guardie, i tuoi compagni! Sono qui da stamattina ma non mi hanno detto nulla! Si vede che non hanno fatto in tempo, chiedi a loro e ti sarà tutto più chiaro. Adesso, per favore, puoi abbassare il fucile? Questo è l'ultimo avvertimento, o tornate subito indietro o sparo! Stai attento che se tu spari a loro! Io sparo a te. Non mi fai paura, ho la mira di un cecchino. Io sono un sergente decorato in battaglia. Sì, un sergente. Se tu sei un sergente, io sono un Napoleone. Tu non mi sembri né Napoleone, né tantomeno un cecchino.
e voi in braccio un vecchio Carcano 91 che ha un fucile a colpo singolo, mentre io ho una Mauser 765. E da questa distanza non hai speranze. E anche se mi dovessi uccidere, il resto di noi ti assalirà e per te sarà la fine. Posa subito quell'arma! Sì, ma così mi ucciderete! Nessuno di noi ti farà del male. Parola di sergente. Promesso! Promesso! Fermo, fermo! Ho dato la parola che l'avremmo lasciato andare. State tutti bene? Sì. Su, avanti, coraggio, veloci! Salvatore, io ti affido a loro. Me ne torno a Varese. Mi raccomando, occhi aperti e fammi avere presto tu notizie. Farò il possibile, padre, ma voi mi raccomando, prendetevi cura di Filippa, Brigida e Domenico. Non so che cosa farei. Non ti preoccupare. Se dovessi perdervi tutti. Non ti preoccupare, Salvatore, alla famiglia ci penso io. Ora vai, addio. Addio. Grazie, signor Marrone, per prima. Ci avete salvato la vita. Signora, io non pensavo che la situazione fosse così grave. D'ora in poi farò tutto il possibile per aiutare i fuggiaschi. Buongiorno! Buongiorno, illustrissimo podestà, che visita inaspettata. Comodi, comodi. Sono solo venuto a trovare l'impiegato comunale più efficiente della mia amministrazione. Mai una lamentela dei dipendenti? Un'insubordinazione. Voi, signor Marrone, siete un esempio per la città di Varese. Ditemi, qual è il vostro segreto? Sono solo un appassionato del mio lavoro, signor Podestà. E siete pure modesto. Molto ordinata la vostra scrivania, complimenti. E questo cos'è? Il cielo stellato sopra di me, la legge morale dentro di me. Bella questa frase. È sua? No, signor Podestà, è di un filosofo tedesco, Immanuel Kant. La tengo sempre sulla mia scrivania per ricordarmi di compiere sempre il mio dovere. Bene, c'è sempre bisogno di ricordarselo, caro Calogero. Il Partito Nazionale Fascista ha fatto molto per questo comune. Lo ha elevato a capoluogo di provincia. Ha donato alla città monumenti straordinari. Ha fatto di Varese i suoi giardini, la Versailles di Milano. Sarebbe un peccato non ricambiare tutto ciò che il Duce ha donato a noi. Io faccio sempre tutto il possibile, signor Podestà. Non sempre l'avete fatto, Calogero. Non sempre. 9 anni fa, quando eravate ancora in Sicilia, vi siete rifiutato di iscrivervi al partito fascista, pur essendo un vostro dovere imposto da Duce. Forse in quel momento vi eravate dimenticato della frase del vostro amato Kant. Fu una mia decisione personale e me ne assunsi tutte le responsabilità. E infatti rimasi in prigione diversi mesi. Ma è una faccenda vecchia ormai dimenticata, signor Podestà. Una vecchia faccenda? Potrebbe ripetersi. Alcuni cittadini ebrei, caro signor Marrone, sono stati scoperti con dei documenti falsi mentre varcavano il confine. E pare che quei documenti vengano dal vostro ufficio. Il capitano Werner Knopp, un tedesco come il vostro amico Kant, sospetta di voi. Mi ha ordinato di procedere con un'inchiesta nei vostri confronti e state tranquillo che farò tutto il possibile per accertare ogni vostra eventuale responsabilità. Domani darò il via agli interrogatori dei vostri più stretti collaboratori. Sarò a vostra completa disposizione, signor Podestà. Vi conviene, anche perché se scoprissi che state aiutando dei nemici dello Stato, nessuna bella frase potrà salvarvi. E ricordatevi che la storia si fa con gli atti di forza. E non con la vostra filosofia. Arrivederci. Arrivederci. E adesso cosa facciamo? Signor Marrone,
sarete condotti a caccia di milioni e poi decideremo la vostra sorte. Mi date qualche minuto per preparare un minimo di bagaglio? Non più di 2 minuti. Ci penso io, caro. Grazie. Io sono l'ufficiale Verne Knob. Il podestà Castelletti mi ha parlato molto di voi. Dice che voi siete uomo irreprensibile, sempre attento ai propri doveri. Dice che non ha trovato alcuna prova contro di voi. Ma noi non abbiamo bisogno di prove. Tutti quei documenti falsi non potevano che provenire dal vostro ufficio, signor Marone. Siete voi che lo dite. Certo, io non mi sbaglio. Pirandello, il podestà mi ha detto che voi siete uomo di cultura. Abbiamo trovato anche una frase di Kant sulla vostra scrivania. Il cielo stellato sopra di me, la legge morale dentro di me. Vedete? Il podestà è un sempliciotto, ma voi e Dio siamo persone di cultura. Ci capiamo. Ecco, per questo non capisco perché voi, da persona di cultura, andiate ancora dietro le favole. Pensare di opporsi a una macchina da guerra come Reich in nome di chissà quali ideali. Noi nazisti siamo realisti. Trattiamo gli uomini per ciò che sono. Macchine create dalla natura. Siamo animali un po' più evoluti, solo pezzi di carne, causa ed effetto. Le persone sono solo materia come le altre e vanno dominate e usate come materia qualsiasi. Noi nazisti siamo onesti, Marone. Siamo dalla parte della verità. In noi nazisti non vi è la presenza di una briciola di ipocrisia. Siete dalla parte della verità. Un uomo che cercava la verità ha detto: io so di non sapere. Ma voi, ufficiale, credete di sapere tutto. E questa sarà la vostra più grande rovina. Io non credo alle favole. So benissimo che siamo fatte di materia. Un giorno spariremo e non resterà niente di noi. Siete voi che sembrate di non saperlo. La vostra macchina perfetta che chiamate Reich non rimarrà nulla, come di tutti i potenti che prima di voi si credevano invincibili, guardavano al mondo con arroganza. Tutto sparisce, tutto, ma le azioni morali che compiamo in questa vita, quelle no, quelle rimangono. E forse questo è il senso della frase di Kant: le azioni morali ci guidano sempre come le stelle nel cielo. Anzi no, poiché anche le stelle muoiono, ma le nostre azioni non muoiono mai. Non siamo solo materia, causa, effetto, siamo soprattutto, siamo prima di tutto, libertà di decidere. E chi come voi si oppone a questa libertà ha sempre fatto una brutta fine. Ora basta, è ora di andare! Ecco, ti ho messo un po' di camice. Sì, sì, sì. Non ti preoccupare. Addio, Mimì. Addio. Addio. Forza coraggio. Scrivi presto. Scrivi appena puoi. Addio, cara. Gentilissima signora, avrei desiderato poter venire subito a Varese a darle la notizia che le do ora con la presente. Purtroppo è una notizia dolorosa ed io faccio appello alla fortezza del suo animo cristiano per riceverla con rassegnazione. Io partecipo con tutto il cuore al suo dolore e a quello dei suoi figlioli, perché avendo conosciuto il suo marito a San Vittore a Milano, nella più grande intimità,
ho potuto apprezzare ed ammirare le di lui virtudi cristiane di cittadino, veramente eccezionali. Eravamo diventati amicissimi e ci proponevamo di rivederci a Varese in famiglia. Dopo la mia partenza da San Vittore, invece, non lo vidi più. Soltanto nel campo di Dachau un giorno ebbi la notizia che egli pure era giunto colà, ma che si trovava in una baracca chiusa per la quarantena. Pochi giorni dopo ebbi la triste notizia che Marrone era morto di tifo. Io non l'avevo potuto vedere, né molto meno assistere, ma nel blocco baracca in cui si trovava vi erano dei sacerdoti polacchi. Ad ogni modo, egli era così un buon cristiano che certo aveva fatto una santa morte e il suo sacrificio varrà ad ottenere benedizioni e grazie sulla famiglia e sulla patria. Che lo Stato di Israele riserva a coloro che non ebrei si sono spesi a costo della loro stessa vita per salvare gli ebrei perseguitati dai nazisti. Thank you.